tutti e ben ritrovati. Oggi faremo un'altra lezione di ginnastica super dolce. La facciamo sempre con l'ausilio di una sedia. All'inizio però propongo qualche esercizio in piedi. Ovviamente ognuno fa come riesce. Ci focalizziamo oggi specialmente sulla schiena, quindi sulla nostra parte lombosacrale principalmente, ma anche la parte alta. Quindi cerchiamo di mantenere sciolta la nostra schiena. In piedi andiamo a fare un piccolo risveglio, quindi facciamo qualche esercizio di rotazione delle spalle, qualche esercizio articolare per riprendere vitalità nelle nostre articolazioni e cerchiamo di fare proprio dei cerchi all'inizio piccolini, poi magari un po' più grandi, facendo dei bei sospiri liberatori, anche sbadigli se vengono, e cerchiamo anche di stirarci un po'. Facciamo come i gatti quando si svegliano, quindi ci stiriamo, ci allunghiamo bene con gusto, allungando proprio in modo sentito tutti i nostri muscoli e cerchiamo di ancorare bene adesso i nostri piedi a terra con gli angoli che scavano nel pavimento e troviamo una distanza, stiamo appena un po' distanti dalla nostra sedia, ma non troppo. E andiamo ad allenare un pochino anche le nostre braccia, quindi le pieghiamo, ci spostiamo con il busto in linea con le gambe, pieghiamo un po' le braccia e le distendiamo, le mani comode, ben appoggiate, la sedia ovviamente sul tappetino in modo che non scivoli. Inspiro quando piego le braccia, espiro quando le estendo. Ovviamente con calma e pian pianino cerchiamo di sentire i nostri tricipiti, quindi i muscoli dietro alle braccia, e cerchiamo di tenere i gomiti chiusi, quindi non aperti così, ma in linea un pochettino con le nostre spalle. Un po' come una posizione del bastone, quella di yoga a terra, la facciamo contro la sedia, è un pochino più semplice. Ovviamente più il piano è inclinato e più è faticosa, quindi adesso la facciamo proprio in modo dolce. E poi ritorno su e mi stiro un attimino ancora, mi allungo e rilasso. Adesso ci focalizziamo sulla nostra area famosa, quindi andiamo a sciogliere il bacino e facciamo delle piccole oscillazioni avanti e indietro. Cerchiamo anche, se vogliamo, di avvicinarci un po' alla nostra sedia e soffiando spingiamo in dentro bene l'ombelico, abbassando il coccige e inspirando ritorniamo nella posizione neutra, le ginocchia sempre un po' sbloccate, quindi non in iperestensione ma morbide. Espiro l'addome, quindi uso il trasverso, il muscolo profondo dell'addome, e ritorno, quindi fuori l'aria e inspiro in modo naturale. Più riusciamo a buttare fuori tutta l'aria, più dopo ritornerà in modo spontaneo. Questo esercizio ovviamente potete farlo anche contro il muro, quindi con la schiena contro la parete appiattisci la schiena contro il muro e poi rilassa e ritorna con la curva fisiologica. Quindi espiro, appiattisco, inspiro e ritorno. E poi da qua radica sempre il tuo coccige e spostalo un po' da un lato, un po' dall'altro. Quindi andiamo a fare il movimento laterale del bacino. Ovviamente ognuno come riesce, ma cerca di stare fermo con la parte alta. Quindi spalle giù, mani ferme, il petto e le spalle ferme e mobilizzare solo la parte centrale. Quindi immagina di muovere proprio soltanto il tuo bacino di qua e di là. E pian pianino prova a fare tutto il cerchiolino, quindi come a disegnare un cerchio con il tuo coccige in un senso per tre volte e per tre volte nell'altro senso. Oh, e adesso allontaniamoci appena un pelino dalla sedia in modo da prendere un po' di spazio e facciamo il famoso movimento delle gambe, piegamento delle gambe su e giù. Quindi mi siedo nella sedia immaginaria stando in appoggio e ritorno su, mobilizzando anche il mio bacino. Quindi porto il codino indietro e poi verso il basso.
movimento anche piccolino, quindi non è necessario andare giù tanto, anzi siamo attenti a controllare il nostro corpo in perfetta stabilità. Ancora due volte. Uno e su. E adesso andiamo a sederci sulla sedia, quindi passiamo davanti e facciamo ancora qualche volta il movimento della sedia e il ritorno su per verificare proprio di riuscire ad andare anche un pochino più giù. In questo caso abbiamo la sedia, al massimo ci cadiamo sopra, invece ritorniamo su, cerchiamo di risalire e poi con controllo sempre delicatamente ci andiamo a mettere in posizione seduta. Spostiamo i nostri piedi un pochino più avanti e poi cercando di muovere sempre dal bacino lo portiamo in avanti come aspirare la schiena bella piatta e poi espirando retroversione, quindi addome dentro la curva. Adesso cerca di focalizzarti anche sulla curva del dorso, quindi come allontanare anche le scapole dal centro del dorso, fare una bella curva e poi portare in avanti il petto in ispirazione. Quindi espiro, chiudo, inspiro, riapro. Sento proprio tutta l'area dal basso all'alto della colonna vertebrale che si scioglie pian piano. E ritorno con la schiena bella dritta, i piedi sempre ben appoggiati e da qua immagina di avere un bel pallone fra le braccia ed espirandolo porti di lato. Inspirando ritorni sempre con la schiena dritta, le spalle giù, espiri dall'altro lato. Fuori aria mentre ruoto, inspiro, torno avanti. Espiro, ruoto e ritorno. E se vuoi da qua puoi anche andarti a prendere la sedia alla gamba per rimanere un istante nella torsione. Ritorna al centro, ruota di là, prendi un punto di appoggio, respira, stai e cerca di come aumentare un pochino la torsione, sempre senza esagerare. E ritorno al centro. E ancora due volte dinamico, fuori aria. E ritorno, fuori aria. E ritorno. E appoggio. E vado ad appoggiare anche gli avambracci, a scuotere un pochino il coccige, come a liberarlo un po' di qua e di là. Ad aprire le spalle e pian pianino, solo se te la senti, ti appoggi proprio con la pancia sulle cosce, come andare un pochino più giù con le tue mani. Se non te la senti o senti dolore, ovviamente stai più su. E poi pian pianino, sempre una mano e poi l'altra sopra la coscia, ritorno. E adesso da qua porto un piede al centro, mi prendo un ginocchio, lo avvicino, pian piano abbasso sempre le spalle, sciolgo se voglio un po' la caviglia intanto e faccio qualche micro movimento per sentire come uno stretch, un allungamento della parte bassa della schiena. E poi ritorno, appoggio il piede al centro, l'altro ginocchio al petto, sciolgo un pochettino il piede, respiro, abbasso le spalle e ritorno. E da qua sciogli un attimino anche le tue caviglie e fai tre bei respiri, inspirando disegna un cerchio, espirando ritorna giù, apri le mani all'esterno, le spalle, inspira, espira. Ok, e poi ancora micro movimenti di aggiustamento sia delle spalle che del bacino. Ricorda ogni volta durante la tua giornata di fare qualche piccolo movimento, ogni volta anche prima di sentire le tensioni, mantieni sempre mobilizzate le tue articolazioni. E intanto ti auguro una bellissima prosecuzione di questa giornata, puoi continuare il tuo allenamento sulla sedia proseguendo con gli
gli altri video che ho fatto di ginnastica super dolce, oppure se vuoi, se te la senti, anche aumentare un pochino l'intensità passando a quelli in piedi e poi a quelli a terra. Buona prosecuzione. Grazie. Thank you.